Eccoci qua con Mister Sarpero delle Albi Sole. Avete fatto un bel allenamento congiunto in memoria di Alessandro Guarnieri, che era anche un tuo amico, qui sul campo della Genova Calcio. Parlaci un po' di questo evento e di tutta la preparazione che state facendo in vista del prossimo campionato. Guarda, innanzitutto ci tengo a ringraziare Beppe perché ci siamo sentiti un paio d'ore dopo che è mancato Luca. Sì. Non abbiamo avuto problemi a organizzare, l'amichevole era già messa in programma, quindi ci sembrava giusto fare un'opera per aiutare il figlio di Ale, visto le problematiche che ci sono state negli ultimi anni. Perdiamo un amico, perdiamo un ottimo sì. mister, è una persona che ha sempre lottato, e quindi mi ha fatto piacere ricordarlo insieme agli amici, a chi ha avuto piacere a vedersi una bella partita di calcio. Secondo me sì. ad Ale piacevano le squadre che giocavano a pallone, secondo me si sarebbe divertito. È chiaro che noi siamo un po' venuti un po' con tanti giocatori della formazione, diciamo quella basilare, sono venuti a meno e quindi sì. abbiamo un po' faticato, abbiamo giocato con tanti giovani, qualcuno si è comportato bene, qualcuno è ancora un po' in fatica, non è facile arrivare in un gruppo già abituato a certi meccanismi, però onestamente abbiamo giocato contro una squadra molto forte che si di eccellenza, di categoria superiore che si giocherà secondo me le sue chance del campionato. Faccio i complimenti a loro perché davvero ci hanno messo in grande difficoltà e noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Peccato perché abbiamo avuto tra l'altro 4-5 occasioni che non abbiamo concluso in maniera positiva, però è un test che ci verrà utile per la partita di sabato. Adesso giocate appunto sabato, domenica prossima, esordirete ufficialmente in questa nuova stagione in promozione in Coppa. Giocheremo in Coppa contro una squadra molto forte, con dei principi di gioco consolidati, contro un allenatore molto preparato. Dovremmo farci già trovare pronti perché la prima la giochiamo in casa, poi penso che ne giocheremo due fuori e quindi affrontiamo subito tre squadre davvero, davvero belle, che ci faranno capire subito la categoria che dobbiamo affrontare, e verrà bene ai giovani per capire bene, che visto che abbiamo fatto una squadra molto giovane, per capire bene come ci si deve comportare in questa categoria. Un'ultima cosa ti chiedo, visto che appunto adesso inizierà la vostra stagione ufficiale in promozione, quali sono almeno in partenza gli obiettivi della vostra squadra? E gli obiettivi, Claudio, quest'anno verranno da sé. Se, come ho detto contro il Celle, se i ragazzi avranno fame e voglia di imporsi, secondo me questa è una squadra che può dar fastidio a tutti. Se invece ci perdiamo nelle individualità, negli egoismi e non ci rendiamo umili e disponibili al gioco della squadra, potremo andare incontro a delle difficoltà. Comunque io credo che l'obiettivo minimo è il mantenimento della categoria. Certo. Stiamo costruendo pian piano, la società sta costruendo una squadra che, ricordiamolo, era fallita fino a 4 anni fa. Sì. E quindi dobbiamo cercare di farsi trovare pronti e vediamo poi le altre squadre. L'anno scorso ha vinto una squadra che nessuno dava per scontato, quindi diciamo che quest'anno ci sono 4-5 squadre molto forti, poi il resto secondo me si equivale. Benissimo, faccio un in bocca al lupo a te e a tutti voi per la prossima stagione. Un saluto, grazie.